ETF ormai li conosciamo tutti, sono l'ultima innovazione, se vogliamo una delle più importanti innovazioni nel mondo della gestione del risparmio. E gli ETF tradizionalmente seguono dei benchmark di mercato come può essere il FTSE MIB, l'MSCI World. All'interno della famiglia degli ETF prende sempre più piede un segmento che è quello degli ETF sostenibili. Negli ETF sostenibili gli indici che l'ETF segue prendono delle considerazioni relative alle caratteristiche di ciascuna società relativamente all'impegno ambientale, all'impegno nell'ambito sociale e anche le caratteristiche di governance. Quindi sono dei nuovi indici, grazie allo sviluppo della tecnologia dell'indicizzazione e ai dati che abbiamo oggi, sono degli indici che in maniera molto robusta riescono a misurare quelle che sono appunto queste caratteristiche ESG, quindi appunto Environmental, Social e Governance, e sulla base di tali caratteristiche possono o cambiare il metodo di ponderazione. Quindi mentre gli ETF tradizionali seguono una ponderazione di mercato, queste possono avere una ponderazione un po' diversa per premiare società dallo standing più elevato dal punto di vista ESG. Oppure un altro approccio è quello semplicemente di escludere attività compromesse, ad esempio controverse, quali ad esempio il tabacco, quali ad esempio il carbone fossile e quali ad esempio la lista delle Nazioni Unite relative alla Global Compact Violation. La sostenibilità dal punto di vista degli ETF cattura delle masse a livello globale intorno ai 24 miliardi. Noi proprio di recente come BlackRock abbiamo pubblicato delle proiezioni, ci aspettiamo che queste masse arrivino ai 400 miliardi e il motivo per cui ce l'aspettiamo è perché ormai l'agenda normativa è in rapida evoluzione, ne abbiamo parlato proprio stamattina al congresso, le preferenze degli investitori sono cambiate, si avvicinano sempre di più a queste tematiche e soprattutto, come vi dicevo, la disponibilità dell'offerta, molti indici riescono ad adempiere a questi obiettivi sostenibili. Fino ad ora la gamma si è concentrata sull'SRI, Best in Class. Utilizziamo 15 prodotti che danno esposizione a diverse aree geografiche e tre settimane fa abbiamo portato anche sul mercato italiano quelli che chiamiamo i core, ovvero continuando la tradizione di iShares di costruire delle esposizioni, core vuol dire proprio nucleo, delle esposizioni molto semplici, anche molto competitive dal punto di vista dei prezzi, abbiamo portato 6 esposizioni azionarie che vanno dall'MSCI Europe ai mercati emergenti, Giappone ed MSCI World, con dei prezzi davvero competitivi, dai 7 ai 20 punti base. I prodotti sono sicuramente una parte importante, ma noi crediamo che veramente per avanzare l'investimento sostenibile e renderlo quanto più diffuso all'interno dei portafogli degli investitori sia molto importante investire nella trasparenza dei dati e nell'implementazione tramite portafogli.